Siamo con Andrea Marchiella che apporta sicuramente un contributo importante soprattutto per quanto riguarda il fair play. Proprio il fair play è una delle componenti, se non la componente principale del Milano Baby Cup. Le società comunque sembrano aver sposato appieno questo progetto. Qual è la tua idea, qual è l'obiettivo soprattutto che si pone insomma questa manifestazione? Allora, l'idea è quella di dare un supporto educativo e importante soprattutto, come dicevo prima, per i genitori, perché i ragazzi hanno bisogno del calore della famiglia, quindi i valori che vengono dalla famiglia, e poi avere a disposizione degli allenatori che continuano il lavoro della famiglia. E infatti è proprio questo l'aspetto fondamentale. Spesso i ragazzi si comportano bene in campo, c'è però in certi casi una diseducazione, possiamo dire un atteggiamento forse non proprio sportivo da parte dei genitori, per utilizzare un eufemismo. È proprio lì forse che bisogna intervenire maggiormente. Sì, perché i ragazzi prima di tutto si devono divertire, poi devono trovare le basi per affrontare la vita, quindi lo sport deve ritornare a quei valori educativi che siano lo slancio propulsivo per cercare di diventare uomini. Quindi questo torneo noi l'abbiamo sposato in pieno proprio perché racchiude tutti quei valori che fanno di un torneo un buon torneo.